Ragazzi, cos'è che dicevo ieri nel video contro gli anti-juventini? Che purtroppo anche noi abbiamo le nostre mele marce, le nostre teste di cazzo. Perché sapete quanto io possa non sopportare Totti per certe dichiarazioni, per certe cose che ha fatto nei nostri confronti per quanto riguarda società, tesserati e tifoseria Juventus, Juventina? Sapete quanto io possa non aver sopportato Totti per certe cose, ok? Però, se io, così prevenuto nei confronti di un giocatore, ex giocatore di una squadra rivale o quantomeno avversaria, quant'altro, dirigente di quella squadra lì, sapete quanto io possa difendere la Juventus dagli sfottò, dalle accuse, dalle diffamazioni di altre tifoserie, di altri tesserati? Se io, quando ho visto quella foto lì, non ho visto e non ho trovato nessuna malizia del signor Francesco Totti, perché dovete trovarla voi questa malizia? Perché? Perché sono stato io l'unico coglione, forse juventino, a pensare Totti e Buffon sono due giocatori che hanno vissuto parecchie esperienze insieme, hanno vinto un mondiale insieme, sono amici. Magari si saranno anche detti qualcosa prima del sorteggio, che quando Totti ha pescato il Barcellona gli è venuto a ridere guardando Buffon. Magari, non so, si sono detti: guarda, vi beccherete il Barcellona. Magari gli avrà detto Totti a Buffon, e fatalità, è uscito il Barcellona. Che cazzo ne sappiamo noi? Fatalità, poi Totti e Buffon l'hanno buttata sul ridere sui social, come è giusto che sia. Purtroppo il tifoso, però, non è, quando parlo di anti-juventini, quello è proprio un marcio, un seminare odio, ok? Qua non è un discorso di seminare odio verso Totti o verso la Roma. È un discorso di ignoranza. È un discorso di essere prevenuti sempre e comunque. È un discorso di non guardare al di là del proprio naso. E questa è una cosa che vi fa vivere male, perché sono io molte volte il primo a farlo. Però, ripeto, se io, che posso essere coglione quanto volete, posso essere, boh, troppo difensore della Juventus, insomma, quando ci sono gli attacchi di altre tifoserie e altri tesserati, se io non ho visto nessuna malizia dal sorriso di Francesco Totti quando ho pescato il Barcellona, io non capisco perché voi, teste di cazzo, dovete pensare male perché è goduto, perché abbiamo preso il Barcellona. Ragazzi, allora, sicuramente la Juventus a Totti non sta simpatica. Questo è un dato di fatto. Però da qua a pensare che lui, che tra l'altro è stato premiato con un premio, insomma, importante alla carriera, per la prima volta si è trovato lì a sorteggiare, insomma, può essere anche stato emozionato, anche se comunque sarà stato abituato a 50-60 mila spettatori in uno stadio. Può essere qualsiasi cosa. Ma pensare per forza che Totti ha voluto sfottere la Juventus quando poi doveva pescare ancora la Roma, e quindi non so quanto gli conveniva, perché poi abbiamo visto la Roma cosa ha pescato. Ma a parte questo, ma siete decerebrati, ragazzi. Voi veramente dovete farvi curare. E qua sapete quanto io difenda la Juventus e la nostra tifoseria dagli attacchi degli anti-juventini? Lo sapete. Ok, perché quelli sono proprio, è gente che incita l'odio. Ok, l'anti-juventino incita l'odio contro di noi. Però anche voi, non tutti, grazie al cielo, non tanti, grazie al cielo, però ho visto dei post allucinanti, dei commenti allucinanti sotto anche la battuta che ha fatto Buffon nel suo profilo Facebook, nella sua pagina Facebook, proprio su quel coso di Totti, su quella foto di Totti, ho visto dei commenti allucinanti e vergognosi. E io vi do un bel consiglio: che siate juventini o non, ma siccome siete juventini, quelli che avete commentato lì, curatevi. È un consiglio d'amico: curatevi. Va bene? Buonanotte a tutti, buonanotte a Totti, stavo per dire buonanotte a tutti e ci vediamo al prossimo video.